Il capo di Stato Maggiore, Luigi Cadorna, appresa la notizia del fatto di Londra, accettò gli ordini, ma comunicò che l'esercito non sarebbe stato pronto prima di Londra, ciononostante il morale era alto. Il generale era convinto che nel giro di un mese il suo esercito avrebbe raggiunto Trieste. La realtà invece fu ben altra. Dopo poche settimane di combattimenti, il conflitto si trasformò in una guerra di posizione. Logorante, immobile, con scavi di trincee e fronti difficili da spostare. La preparazione dell'esercito italiano prevedeva un piano sia di offesa che di contenimento, lungo un arco che partiva dal passo dello Stelvio, confine tra Lombardia e Alto Adige, fino alla zona orientale della pianura Friulana, per un totale di circa 600 chilometri. Il fronte venne diviso in 5 settori. Quello più occidentale aveva carattere prevalentemente difensivo, mentre gli altri 4, dal Cadore fino alla zona di Cervignano del Friuli, erano offensivi. Dal canto suo l'Austria-Ungheria aveva già capito cosa sarebbe successo da diverse settimane. La propaganda militare aveva iniziato a disegnare l'Italia come uno stato infide e traditore, da cui aspettarsi qualsiasi tipo di azione meschina. Il 20 maggio l'imperatore ordinò lo stato d'allarme e nominò l'arciduca Eugenio comandante del nuovo fronte a sud. 3 giorni dopo Vittorio Emanuele III inviò all'ambasciatore italiano a Vienna la dichiarazione di guerra. Si informava che il giorno successivo, il 24 maggio 1915, sarebbero iniziate le operazioni dell'esercito italiano lungo il confine. La grande guerra ha coinvolto interamente la popolazione italiana, che ha visto il suo nucleo familiare restringersi, con gli uomini chiamati al fronte, chi ha subito perdite economiche, chi ha accolto suo malgrado i profughi veneti e friulani scappati dopo l'avanzata austro-germanica verso il piano. Molto probabilmente però chi ha subito i disagi maggiori furono gli abitanti delle retrovie, ovvero quei territori non coinvolti direttamente nelle operazioni belliche, ma utilizzati come punto di appoggio per le manovre forze. Nei paesi della pianura veneta, del Bellunese, delle prealpi Carniche Giulie e della pianura friulana, sorsero, a partire dalla primavera del 1915, ospedali da campo per accogliere i feriti, magazzini, campi di raccolta per lo smistamento di prigionieri, alloggi, centri ricreativi e di svago per i soldati e per tutti quei civili impegnati nella costruzione delle strutture militari. A differenza dei centri abitati sul fronte, i paesi delle retrovie non furono evacuati. In questo caso, perciò, i civili furono obbligati a convivere con la presenza di 4 milioni di soldati nel corso di 2 anni e mezzo, adattando le proprie abitudini a quelle militari. In alcuni casi, poi, oltre alle questioni logistiche, si aggiungevano problemi di carattere sociale e politico. Nelle fasce territoriali passate dall'Austria-Ungheria all'Italia, gli abitanti dimostrarono una certa freddezza e in qualche caso aperta ostilità verso i nuovi lasciati. Perfino nei centri che avevano una fama di nazionalismo come il Cervignano, i soldati italiani avevano trovato strade deserte e le imposte delle finestre sbarrate. Un atteggiamento che sorprese non poco gli uomini guidati da Cadorna, infarciti di propaganda patriottica. Io penso che i soldati italiani siano stati ingannati, perché avevano detto loro: andiamo a liberare i nostri fratelli. Ma quando parlavano con noi, nessuno li capiva. Tutte queste problematiche furono poi spazzate via
della distacca di Caporetto. Come eravamo prima della guerra, Valentano 1911, di Romualdo Luzzi. Nessuno di noi, in questo paese, era spiritualmente preparato a questa guerra. Nessuno di noi aveva ancora l'amor di patria da pensare alla quarta guerra d'indipendenza. A Valentano, nel 1911, eravamo circa 3.400 anni. Le condizioni di vita del nostro paese in quegli anni erano certamente scadenti. Mancava l'acqua e l'energia elettrica. Valentano era tutta una sagrestia. C'erano 82 famiglie che avevano il frate, la monaca, 8 preti ricchi e 10 chiese ufficiate, 2 maestre pie e 3 confraternite, una trentina di affrattoni. L'amministrazione del paese era in mano ai proprietari, tutti parenti, ma sempre in lite tra loro. Morivano tante creature nutrite di sudiciume. Le case erano sporche, piene di latrine, cimici e tele di ragno. Non c'era la corrente, l'acqua poca e lontana. C'era una scuola buia, fredda, con sedili in muratura e con tirate d'orecchi a chi non imparava la dottrina. Il servizio postale era attivo ogni 2 giorni. 2 piccole botteghe con saracche e sego, sapone e petrolio. Vivevamo di pane, cipolle, patate e gran turco. Vestivamo con un sacchetto tinto con la scorza di noce bollente. Erano fortunati quelli che potevano andare a lavorare in Maremma per tornare affamati e con le febbri malariche. Erano anni di immigrazione e noi non eravamo immuni. Il nostro paese dipendeva dal distretto militare di Orvieto, quando furono chiamati alle armi 101 militari. Ebbene, circa 85 emigrarono all'estero, America Latina e Stati Uniti. Alcuni però alla chiamata alle armi si presentarono. Biagio Biagini, che tornò dagli Stati Uniti per andare a combattere e rimarrà poi coinvolto nell'incendio del piroscafo San Carlo. I cittadini valentanesi mobilitati alle armi per l'intero conflitto furono 513. Si possono immaginare le difficoltà economiche in cui si trovarono le famiglie che, per la partenza alle armi dei padri e figli in età lavorativa, erano venuti a perdere i pochi mezzi di sussistenza. Ecco una testimonianza di uno dei nostri eroi, Francesco Mariani, detto Cerrone, campagnolo di Villa Fontane, chiamato alle armi nel 1915. Aveva ormai 35 anni e una famiglia con 4 figli sulle spalle, scrive. Dal 24 maggio ci hanno richiamati, ci hanno condotto a 4 giorni a Roma, poi ci hanno portato dentro la zona di guerra e ancora non si vede l'ora di darci un cambio. Siamo stati sempre sotto i 2 fuochi delle 2 artiglierie. I proiettili dei cannoni nemici sempre addosso a noi. Ci hanno bruciato quasi tutte le tende. Le sofferenze sono insopportabili. Ora mi hanno condotto da Divinzaldo e sono accantonato in piccole fabbriche. Però sono 7 mesi che dovevo spogliarci tra neve, freddo e gelo. Non si resiste. Dopo scrive: dormimmo in un sotterraneo pieno di immondezza, poi la notte portavo i rifornimenti alle prime linee, però l'austriaci con i riflettori ci specchiano, allora noi, quando si vede la luce, ci ritorna sempre di corsa. Chi cade nel fango, di giù una gamba nella neve, chi inciampa, sempre bagnati, si dorme con l'umidezza addosso. Non puoi figurarti quanto si soffre.
spero che a casa mia non arrivino notizie che mi trovo in queste condizioni. Mentre al fronte si combatteva, a Valentano giungevano le notizie dei caduti e degli scomparsi. Nei primi mesi della guerra, da maggio a dicembre 1915, Valentano contava 9 morti. Un'altra testimonianza è data da una lettera scritta e scelta tra centinaia di lettere e cartoline, custodite gelosamente per tutta la vita dal caporal maggiore Giulio Compagnoni di Piantano. Troviamo in questa testimonianza il clima di ottimismo e di cameratismo che vivevano i soldati prima che scoppiasse la vera guerra. Carissimi genitori, ho tardato qualche giorno a scrivere perché veramente non ho potuto. Oggi ho ricevuto la vostra lettera che mi dice che state bene, ma che nello stesso tempo mi lascia trasparire tutta la vostra agitazione. Voi mi domandate tante cose nella vostra ed io sono dispiacente di non potervi accontentare in tutto, perché la censura non lo permette. Anzi, non sempre le lettere giungono a destinazione. Per questo e perciò bisogna essere molto concisi e riservati. Qui si sta discretamente, abitanti buonissimi e servizievoli. Vivere non eccessivamente caro, abbondanza di uova, latte e formaggio. Come alloggio pure non si sta tanto male. Siamo accantonati in certi edifici separati e dormiamo sulla paglia, a terra. Ripeto, male non si starebbe se si dovesse stare qui sempre. L'altro ieri abbiamo incominciato i lavori, che talvolta non sono senza fatica, ma che però si sopportano abbastanza bene. Le ore di libertà le passiamo magnificamente insieme all'avvocato ed altri, tutti ottimi giovani, suonando, cantando e così via. Dico la verità, che quando dovrò partire da qui mi dispiacerà, mentre di aver lasciato Firenze non mi è importato nulla. A Peppe Parri non ho potuto ancora scrivere, ma lo farò non appena avrò un po' di tempo disponibile. State tranquilli, molto più che sono stato messo nel plotone principale della compagnia, cioè chi è sempre a disposizione del capitano, ed è comandato dal sottotenente Milani, col quale passai tutti i miei mesi in Libia. Salutatemi tutti gli amici e voi abbiatevi tanti baci dal vostro affettuosissimo figlio Giulio, terzo genio telegrafisti, Pozzuoli del Friuli, frazione di Carpeneto, Udine. Durante la Grande Guerra, uno dei problemi principali fu la diffusione della malattia. La vita in trincea fu talmente difficile e precaria che era praticamente impossibile per un soldato al fronte trascorrere questo lungo periodo senza problemi fisici. Il freddo, l'assenza di ripari, la completa mancanza di igiene personale per diverse settimane, il cibo mal conservato e consumato in mezzo alla sporcizia assoluta e la mancanza di latrine erano solo alcune delle cause che contribuirono alla diffusione dei germi, batteri e virus. Tra le malattie più diffuse negli anni della guerra ci furono il tifo, il colera e la dissenteria. Molti inoltre si ammalarono per patologie legate alle vie respiratorie. Basti immaginare un soldato zuppo d'acqua sul cazzo spensato dal gelido vento di Bora o un alpino a 2000 metri di altitudine, alla promiscuità nei periodi di riposo sulle retrovie e dalle infezioni che si espandevano per una ferita anche banale. È stato calcolato come tra gli italiani almeno
100.000 uomini morirono per malattia. Nel 1918, inoltre, come se non bastasse, giunse in Europa la terribile epidemia dell'influenza spagnola, che decimò l'intera popolazione, anche quella civile. Non meno importanti poi furono le malattie psichiche, dovute ai lunghi periodi passati sul fronte. Un incubo per molti soldati, giovani e non, costantemente minacciati dalla morte. Chiunque fosse schierato in prima linea era consapevole che in qualsiasi momento sarebbe potuto morire. Il bombardamento, avesse esitato, sarebbe stato punito. Qui in questi anni è nata l'espressione «scemo di guerra», per indicare tutti quegli uomini che durante o dopo la Grande Guerra furono colpiti da patologie mentali. Essendo una materia ancora oscura tra i medici, si diffuse la pratica dell'elettroshock come tentativo di cura, provocando ulteriori dolori e complicanze a coloro che ritornarono dal fronte. Le trincee sono state uno dei simboli della Grande Guerra. Quando i vari governi europei decisero di scendere in campo, tutti erano convinti che si sarebbe trattata di una guerra veloce, in cui era essenziale sfruttare il fattore temporale. Invece, dopo poche settimane, i diversi fronti europei si stabilizzarono ed iniziarono ad essere scavati centinaia di chilometri di trincee, dal nord della Francia fino all'Europa orientale, nell'attuale Polonia e nei Balcani. Questi lunghi corridoi, profondi poco meno di 2 metri, comparvero da subito anche sul fronte italiano, in pianura, sull'altopiano carsico e in alta montagna, in mezzo alla neve. Nonostante il governo Talandra e il generale Luigi Cadorna avessero dimostrato uno straordinario ottimismo, il 24 maggio 1915 la guerra assunse le stesse caratteristiche del resto d'Europa. Nei musei all'aperto e negli itinerari che oggi si possono visitare, le trincee sono le tracce più significative di quanto successe tra il 1915 e il 1918. In questo lungo periodo furono la casa dei soldati, il luogo dove i militari impegnati al fronte vissero per settimane, se non addirittura mesi, tra un piante a girarsi intorno ai pori per cercare qualche cosa. Dappertutto si pesta nella merda, che sprigiona un puzzo insopportabile. Non ci sono latrine, ognuno evacua all'aperto quanto più può, vicino al suo o al ricovero degli altri. La fretta, per la paura di essere colpiti, elimina ogni altro riguardo. E così questa collina rivestita di terre vini e profumata d'erbe e di resina, questa collina su cui si viene a morire, si spoglia poco a poco e diventa un letamaio. I rigori sono sempre quelli: tronchi, sassi, terra, buche ombrose come tane. Le prime volte odoravano di vino tagliato di fresco, ora sanno ogni volta di più di marciume. Il silenzio dell'artiglieria fa un effetto ancora più strano quassù. Sembra innaturale e ci mette una sottile inquietudine nei nervi. L'ora della sera, con le ombre che salgono, è molto malinconica. Non resta che sdraiarsi e approfittare della tregua per dormire. Non so se sia per la fatica fisica o per la stanchezza dei nervi, o forse per le due ragioni assieme, che si dormirebbe sempre, a tutte le ore. La posta che arriva su ci sveglia, ci travolge con gli altri in un'ondata di contentezza perché nessuno se l'aspettava.
anche noi ne riceviamo tanta. Tutte le voci arretrate che abbiamo chieste, giornali, lettere ed amici. C'è ancora un po' di luce nell'aria, tanta da permetterci di decifrare gli scritti che più ci stanno a cuore. Piove, piove, siamo tutti rannicchiati nel fango. Le fossette sono piene d'acqua e non la smette. Mi sono coperto col telo da tenda, sono tutto dolorante, rigido, bagnato in questa mia tomba umida, stanco. Ma addormento per la stanchezza, con la testa su una pietra liscia, percorsa da rivoletti d'acqua. Fuori l'acqua viene giù a torrenti. Questa sera la pioggia cessa, breve tregua però, perché il cielo è ancora tutto nuvoloso. Il sole vicino a tramontare rompe le nubi e usciamo dalle nostre tane a sgranchirci le membra, ad asciugare almeno un poco la roba, a goderci di questi pochi sprazzi di sole che ci sono concessi. Viene il rancio, ma se ne deve sospendere per il momento la distribuzione, perché gli austriaci ci hanno visti e ci combattono. È da 24 ore che non mangiamo. Mi accorgo di avere molta fame e quando riesco con cautela a farmi riempire anch'io la gavetta di brodo, vi inzuppo quasi mezza pagnotta e mangio con avidità e con gusto. La divisione alla nostra sinistra è in pieno combattimento. Anche il nostro settore promette poca calma. Difatti gli austriaci, dopo una breve pausa che ci ha permesso di mangiare, riprendono a tirare sulle nostre trincee. Il tenente San Pietro, che stava sorvegliando la distribuzione del rancio, è rimasto illeso per un vero miracolo. Proprio sopra la sua testa, a pochi centimetri, è scoppiato uno strappone ed egli si è trovato di qua dal cono sotto un fiocco di piumo bianco. Qualche centimetro più in là sarebbe stato crivellato dalle schegge. Così avviene spesso e nessuno più se ne meraviglia. Io penso al limite così fragile e incerto che divide la morte dalla vita. San Pietro si è appena riparato che sode nel silenzio più pauroso arrivare un altro proiettile. Lo scoppio è tremendo. Prima che si rinchiuda su questo il tetro silenzio, una voce angosciosa scandisce nell'aria un appello disperato. Porta feriti! Porta feriti! Giunge un terzo proiettile. Questo è proprio per me e per i miei vicini. La trincea trema. Le schegge picchiano come tempesta sulle tavole e sui sacchetti. Polvere agre e terra mi investono e mi entrano negli occhi e nel naso. Uno degli aspetti meno conosciuti della vita in trincea e in retrovia fu quello delle punizioni e dei processi ai soldati. Si trattò di un fenomeno diffuso che coinvolse indistintamente centinaia o forse migliaia di uomini. Luigi Cadorna, infatti, sin dall'inizio della guerra, aveva ordinato la massima severità per il mantenimento della disciplina e per il rispetto dell'autorità. Atteggiamento che nel corso del conflitto si irrigidì sempre di più, assumendo spesso i contorni di una spietata crudeltà. I soldati che si rifiutavano di uscire dalle trincee durante un assalto potevano ad esempio essere colpiti alle spalle dai protoni dei carabinieri. Anche la censura in trincea divenne ogni giorno più oppressiva. Qualsiasi lettera scritta dai soldati non poteva contenere informazioni diverse da quelle pubblicate dai giornali italiani e doveva trasmettere entusiasmo per la guerra. Chi non rispettava queste indicazioni
rischiava la condanna al carcere militare. L'aspetto più tragico e crudele furono però le condanne a morte a carico dei soldati. È stato calcolato che tra l'ottobre del 1915 e l'ottobre del 1917 furono eseguiti circa 140 esecuzioni capitali dovute ai motivi più disparati. Inizialmente questo provvedimento fu preso solo in casi di estrema gravità come diserzioni o spionaggio, ma successivamente si estese anche a casi apparentemente meno gravi. Un soldato poteva essere fucilato per essere ritornato in ritardo dopo una licenza, oppure per essere stato sorpreso a riferire o scrivere una frase ingiuriosa contro un suo superiore. Stessa sorte venne prevista per tutti quegli ufficiali che, anche per un solo momento, avessero dubitato della tattica imposta dal Comando Supremo. Più la Grande Guerra andava avanti, più gli episodi di crudeltà si moltiplicarono. Ovunque si verificassero disordini, piccole proteste o episodi di insofferenza verso le decisioni prese dai superiori, si assistette a delle condanne a morte. Nei casi di un reato commesso da un gruppo di soldati come una brigata, la strada prescelta era quella della decimazione. Uno dei casi più celebri fu quello della brigata Catanzaro, avvenuto a Santa Maria la Longa nel luglio del 1917. I soldati, dopo aver combattuto in prima linea sul Carso Isontino, sull'altopiano di Asiago e poi nella zona del Monte Ermada, furono trasportati nelle retrovie a riposare. Gli uomini erano stremati. Da molto tempo le licenze erano state sospese e la difficile vita in trincea li aveva provati notevolmente. Dopo pochi giorni, anziché essere trasferiti in un settore più tranquillo, fu ordinato loro di riprendere la strada verso il terribile Monte Ermada. A quel punto scoppiò la rivolta. 9 soldati e 2 ufficiali vennero colpiti a morte e solo l'intervento dei blindati e dell'artiglieria leggera fermò l'ira della brigata Catanzaro. Ristabilita la calma, i comandi militari decisero di dare un messaggio esemplare. 12 soldati scelti a caso vennero giustiziati e 123 furono mandati davanti al tribunale militare. Salvatore Molini, soldato dell'Alta Ossola, scrive: ho visto uccidere uno perché si è rifiutato di combattere. È stato pulito a Santa Lucia. Era il 9 o 10 settembre del 15. L'hanno ucciso! Ucciso proprio! Poi, sul Montello, a Cale Sant'Angelo, ho visto uccidere altri 3 soldati italiani. Quando noi abbiamo occupato il Montello, dopo la ritirata di Caporetto, si doveva fare i rastrellamenti per trovare gli sbandati. Io lì avevo la pattuglia e ne abbiamo trovati diversi. Invece quei 3 lì non hanno voluto consegnarsi. Noi difendiamo casa nostra, dicevano, perché erano di lì, del Montello. Io li avevo avvisati, ma loro non sono venuti. E poi i carabinieri
perché ogni battaglione aveva anche i carabinieri dopo la ritirata, li hanno arrestati, li hanno portati in tribunale, li hanno condannati a morte e li hanno uccisi, li hanno fatto scavare la fossa per dare dimostrazione al pubblico. Porto sepolto di Giuseppe Umberti, Mariano, 29 giugno 1916. Vi arriva il poeta, e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde. Di questa poesia resta quel nulla di inesauribile segreto. Fratelli di Giuseppe Ungaretti, Mariano, 15 luglio 1916. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo, presenta la sua fragilità, fratelli. Poesia di uno sconosciuto. Tutti avevano la faccia del Cristo nella livida aureola dell'Ormesso. Tutti portavano l'insegna del supplizio nella croce della baionetta e nelle tasche il pane dell'ultima cena e nella gola il pianto dell'ultimo addio. Rivolge al proprio figlio,
perché parliamoci chiaro, i nostri figli ci vorranno pure bene, però ogni tanto sensibilizzarli su certe cose non va. Queste parole sono di Angelo Mulotto, qualcuno di voi ne conoscerà il significato, il contenuto, però facciamo un breve ripasso. Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi, abbi pazienza. Ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnarti. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non interrompere, ascoltami. Quando eri piccolo, dovevo raccontarti sempre, ogni sera, la stessa storia finché non ti addormentavo. Quando non voglio lavarmi, non biasimarmi e non farmi vergognare, ricordati quando dovevo correre dietro inventando delle storie perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'ABC. Quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso, dammi il tempo necessario per ricordare e se non ci riesco, non ti nervosire. La cosa più importante non è quello che dico, ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì, che mi ascolti. Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo, non trattarmi come fossi un peso. Vieni verso di me con le tue mani forti, come io ho fatto con te, quando muovevi i primi passi. Quando dico che vorrei essere morto, non arrabbiarti. Un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te, che ho cercato di spiegarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto con te. Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza. In cambio io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo, figlio mio.